Schifano, sono un designer siciliano, mi occupo della progettazione di processi e quest'anno per la prima volta sono stato invitato a essere co-conduttore del Laboratorio Z. Quest'anno il tema è aiutare, diciamo, a riprogettare, quindi tirare le somme di quello che è stato Matera 2019, e per farlo siamo partiti da uno dei nodi cruciali, diciamo, di questo sistema, che è l'Open Design School, realtà che a me, diciamo, sono molto vicine nel mio modo di progettare. Il compito, diciamo, che ci hanno chiamato a svolgere è stato quello di pensare uno strumento per il futuro. Le metodologie che abbiamo utilizzato sono state quelle del design thinking, e la prima azione, diciamo, che abbiamo svolto è stata quella dell'arte dell'ascolto. Abbiamo cercato di ascoltare tutte le persone che erano coinvolte, sia internamente sia esternamente. Abbiamo parlato con il quartiere prossimo, abbiamo parlato con i materani in generale, abbiamo parlato con i manager, abbiamo parlato con le persone che hanno fatto parte, diciamo, della scuola, per cercare di tirare fuori il valore e capire che tipo di strumenti loro avevano bisogno. Questa cosa in un processo progettuale è molto importante, e in questo ci siamo riconosciuti molto nei valori della scuola open source, e quindi nel laboratorio XYZ, perché progettare con le persone evita il fallimento e la possibilità di creare prodotti che non sono sostenibili dal punto di vista proprio dell'uso e di rispettare effettivamente quello che le persone ci fanno poi con gli strumenti che noi andiamo a progettare. Tra i miei principi, ad esempio, c'è questo libro di Viktor Papanek, che è Progettare per il mondo reale, che è alla base di tutti i processi e di tutti i workshop che io tengo. Ciao, io sono Maria Pia Erice, vengo da Trapani. Mi trovo qui a Matera per la prima volta, invitata dalla scuola open source come docente del laboratorio Z, che si occupa di processi. L'esperienza a Matera durante questa settimana è stata quella di una esperienza immersiva, perché ci siamo immersi nel luogo, ci siamo immersi tra le persone e immersi anche tra le competenze. Sono stati non tre laboratori, ma è stato in realtà un unico laboratorio, perché abbiamo scambiato opinioni, saper fare, competenze, abbiamo scambiato anche nozioni e ci siamo scambiati fra di noi anche gli strumenti che poi abbiamo utilizzato nei nostri laboratori di riferimento. Abbiamo scoperto attraverso la Open Design School cosa è accaduto in questo anno di Matera Capitale della Cultura. Abbiamo capito quanto è forte il significato della cultura soprattutto al sud e come questa può innescare dei meccanismi di cambiamento anche nella vita delle persone che con la cultura pensano di avere poco a che fare. E nel nostro laboratorio in particolare abbiamo analizzato i processi e abbiamo capito che i processi non riguardano solo strumenti di lavoro, ma possono riguardare anche abitudini di vita, possono riguardare le persone comuni, sempre e comunque. E la nostra vita qui durante questa settimana ci ha arricchito, soprattutto ci ha arricchito nelle competenze, perché attraverso le storie degli altri abbiamo imparato tantissime cose che potremmo portare a casa.